Scatta l'esposto in regione per le attese in pronto soccorso dovute ai ritardi per l'espletamento delle consulenze sanitarie. A presentarlo è stato un giovane che nelle scorse settimane aveva accompagnato in ospedale la piccola prole di 6 anni che aveva accusato alcune problematiche. La minore necessitava di una consulenza con l'otorino, ma la lunga attesa ha spinto il genitore a interpellare i piani alti. Dopo 4 ore nessuno aveva visitato mia figlia, né ci aveva rassicurato sul percorso da seguire, racconta il giovane che ha inoltrato un esposto missivo a Claudio Damario, direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Dobbiamo cominciare a incalzare sul serio la classe politica e dirigente. Non possiamo sguarnire gli ospedali, lasciando turni in pronto soccorso con un solo medico, piante organiche non adeguate che comportano inevitabili rallentamenti nello svolgimento delle consulenze, osserva l'utente. Dobbiamo tutelare i nostri figli, gli utenti del presidio, gli operatori. Una lettera che si inserisce nell'alveo degli servizi a catena che investono tutti i presidi dell'azienda per attacco hacker ai servizi informatici, ne consegue che le attese per i referti da compilare a mano diventano ancora più lunghe.